Ancora nessuna novità dalla navicella cargo russa perduta, la Progress M27M o Progress 59P, volendo adottare la denominazione americana, il cui rientro incontrollato in atmosfera è previsto per il fine settimana, stando alle ultime stime fra l'8 e il 9 maggio, giorno più giorno meno. Lanciata martedì 28 aprile dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, avrebbe dovuto raggiungere la stazione spaziale nell'arco di 6 ore, portando a bordo oltre 2 tonnellate di rifornimenti fra cibo, acqua e carburante. Ma nemmeno 9 minuti dopo il lancio la telemetria si è interrotta, mentre dal canale video, che opera su un link separato, cominciavano ad arrivare i preoccupanti fotogrammi che state vedendo e che hanno subito fatto il giro del mondo. Fotogrammi dai quali, anche senza saper interpretare quali malfunzionamenti si celino dietro a tutti quegli zeri, è stato subito evidente che la navicella stava ruotando impazzita su se stessa, come si evince dalla silhouette della Terra che entra ed esce dall'inquadratura. Quali problemi per gli astronauti a bordo della stazione spaziale e quali eventualmente per noi terrestri? Partiamo da quest'ultimi. Stando a quanto riporta il sito Space Flight 101, ripreso in Italia dall'ottimo Astronauti News, l'impatto con l'atmosfera disintegrerà quasi completamente il cargo, che ricordiamo pesa oltre 7 tonnellate. Quasi, ma non completamente. Alcuni frammenti potrebbero raggiungere il suolo, in particolare il massiccio sistema d'attracco, parti del motore e alcuni piccoli serbatoi pressurizzati di forma sferica. E a proposito di serbatoi, il grande punto interrogativo riguarda la dimetildrazina simmetrica, un propellente tossico che, se ghiacciasse, potrebbe anch'esso arrivare sulla Terra. D'altronde, come sempre in questi casi, data la vastità del nostro pianeta e la relativa scarsità di zone abitate, la statistica gioca a nostro favore, rendendo alquanto improbabile che eventuali frammenti possano rappresentare un pericolo. Nessun problema particolare nemmeno a bordo della stazione spaziale, dalla quale la stessa Samantha Cristoforetti ha fatto sapere con un tweet che, nonostante la mancata consegna, lei e i suoi colleghi astronauti non corrono alcun rischio di rimanere senza scorte, e nessun cambiamento è in vista nemmeno per il suo rientro sulla Terra, ormai imminente, in programma per il prossimo 14 maggio a bordo di una Soyuz in compagnia del russo Anton Shkaplerov e dello statunitense Terry Wirtz.